Grazie! Allora, questo è un video che mi avete richiesto in 348 miliardi di persone su Ask, cioè non è che me l'avete chiesto proprio così, mi avete detto le tue cover, le tue applicazioni sul telefono, quali sono, quali non sono, io ero tipo, vi avevo già fatto il video, però dopo ho notato che è cambiato anche il setting del telefono e tutto, e faccio, vabbè, facciamo questo video. Però non è vero, no, non è vero, non scherzavo, devo prendere un attimo una cosa, aspettate che ho dei pantaloni ambigui, vivo nell'ambiguità del momento. Oddio, suona il telefono, oddio. Pronto? Mamma gioia della mia vita, cosa c'è? Va bene. Ciao cara, ciao, ciao. Boh. Ah, intanto che ci siamo, guardate il mio bellissimo outfit. Avete presente quando vivete nell'ambiguità, no? Io non so se ti avere caldo, freddo, sopra caldo. Allora ho deciso di mettere questi pantaloni qui, che sono molto carini perché sono, diciamo, estivi, no? Li mettevo al mare, quindi mi ricordano il mare, il mare. E sopra c'ho questa felpa qui di Gap che piace molto alla mia compagna Siria. La Siria che io quindi saluto. Ciao Siria! Che inoltre ho messo un suo disegno su Instagram. Ho Instagram e dopo vi spiegherò facendovi le applicazioni perché ho deciso di metterlo. Quindi aggiungetemi su Instagram, vi metto il profilo sotto e mi chiamo Jaylor Love, Jaylor Swift Love, tanto vi metto il link sotto. Inoltre vi metto anche il link della mia pagina Facebook in cui una ragazza che si chiama Valentina, come la mia Vale, mi ha fatto una fanpage. E quindi iscrivetevi anche lì. Ovunque in pratica, fate quello che dico io perché io comando e voi no. Allora, mi stavo dilettando con il Nintendo DS. Io c'ho questo qui Guitar Hero, non lo so perché. Quando ho deciso di fare questo video per farvi vedere quello che vi ho detto. Allora, come sapete, io io non ho giustamente organizzato niente. Vi faccio vedere tutto, ragazzi. Non lo so, questo video non so il senso. È vero, devo pure caricare un video. Oh my god. Non ditemi cosa sto facendo perché non lo so neanch'io. Vivo nell'ambiguità più assoluta. Dovevo mettervi il video, quello Elf e chi è Essence. Solo che prima metto questo. Ho pensato adesso, proprio così, un'idea del momento. Prima metto questo e poi vi metto l'haul truccoso perché questo c'ho voglia di metterlo adesso. Yeah! Oggi non ho bevuto niente, ragazzi. Vi giuro che sono normale. Non ho bevuto niente. Sono solo andata da McDonald's e mia mamma mi ha dato una bella notizia e sono contentissima. E per questa bella notizia che vedrete in futuro anche voi. Allora, io le cover le ho prese da un sito che si chiama Mini in the Box, il link ve lo metto sotto, e non è un sito, diciamo, sicuro al 100%, perché è un sito, sì, fa scritto tutto in italiano, bla bla bla, ma spedisce dalla Cina, quindi c'è la dogana, e se il pacco vi ferma in dogana, ciao pacco, è stato bello conoscerti. Quindi, a me un pacco, io ho ordinato due volte, mi sono arrivati due volte i pacchi, una volta in 3 settimane lavorative, quindi togliete il sabato, la domenica e festivi. La seconda volta ho ordinato a metà febbraio e mi è arrivato l'altro ieri. Oggi è il 20, mi è arrivato, l'ho ordinato il 15 e mi è arrivato il 17, 18, 17, non mi ricordo molto bene quale. Allora, su quel sito ho preso questa cover qui, le cover costano tutte 3-4 euro. Questa cover qui vi faccio vedere quella che avete già visto, perché me l'avete chiesta, ma alla fine io ho sempre queste, cioè questa cover qui. Poi dopo il sito ho preso questa cover qui. Questa qui per io ho il Samsung Galaxy S2, come sapete. Questa qui non la trovate più sul sito perché non l'ho vista. Invece questo qui non c'è ancora sul sito perché ieri sono andata a vedere, c'è ancora. Poi ho preso, no, non è vero, queste due no. E poi ho preso questa qui, che c'è ancora anche questa. Poi ne ho presa un'altra, ma l'ho regalata a mia mamma che ha lo stesso telefono. Poi per le bancarelle ho preso questa qui. Poi ho preso questa qui. E queste due le pagate 5 euro, eh? Tutte 5 euro quelle che vi farò vedere adesso.
Poi ho preso questa qui. Questa qui, che ha i cornetti. E questa qui. Poi in negozio ho preso. Mio papà mi aveva regalato questa qui, solo che costava 20 euro, già tutta rotta. Inoltre, sulla bancarella, ho preso questa qui a 10 euro. E devo dire che guardate che schifo, non l'ho mai messa. E si è già rotta, quindi non prendete ste cose perché fanno veramente schifo. Prendete quelle normali. Poi invece, nel secondo ordine, da Meal in the Box, ho preso questa cover qui, che è la cosa più bella che voi vedrete in tutta la vostra vita. È questa cover qui a forma di gatto, con i baffi, la coda, le zampette. Adesso vi faccio vedere. Vi spengo tutto perché vi faccio vedere dopo tutto quello che ho nel telefono. Questo video durerà una vita! Viva la vita! Che è così da dietro. Appunto, i miei amici erano tipo: sembra un citofono. Paolo, che mi dice: sembra un citofono il tuo telefono. E ero tipo: Paolo, sei sull'invidioso del fatto che il mio telefono è figo e tu no. E questa qui è dietro, cioè è una cosa bellissima. Io lo amo, lo amo. Poi da Me in the Box, questa cosa costa 8 euro ed è costa veramente poco. A 1 euro ho preso questo. Oh cazzo, oddio, ho preso questo porta documenti che è molto carino perché è così, cioè voi vedete, fate shum, vedete, yeah, e vi faccio vedere la mia bellissima tessera dell'ATM, cioè ragazzi guardate che tristezza che è questa foto, la cosa più brutta del mondo. E poi stasera invece vi faccio questi qui, che sono i Magic Leverag. Questa tipa bellissima. E c'è anche sta stanghetta qui, che sono i bigodini quelli così. Non li faccio su tutti i capelli perché sarebbe un po' impossibile. Li faccio solo davanti per vedere come stanno. A me piace l'effetto davanti ondulato e dietro no, però non so se voi capite. E li ho pagati 6 euro, senza spedizione e niente. Allora, incominciamo. Il mio telefono è questo, schiacci o questo pulsante qui, cavolo, oppure schiacci il pulsante che c'è di lato e si accende e si spegne. Allora io ho la password e come blocca schermo c'ho Taylor, non so se vedete, cioè, guardate quanto è bella, c'ho Taylor. Adesso metto la cosa. E la grafica è uguale a quella del Galaxy S3, quindi. E qua c'ho Nayeol, yeah! Allora, sotto qua potete mettere tutto quello che volete. Io metto solo l'essenziale, cioè il telefono, la rubrica, i messaggi e le applicazioni. Andiamo sulle applicazioni. E alla prima pagina, bellissima cosa troviamo delle applicazioni della Jali. Allora, questo coso qui che non so cosa sia. Archivio, calcolatrice, calendario, che cioè voi non lo sapete, nel mio calendario, il mio calendario è così. Cioè è pieno di cose che devo fare, ma non perché io le voglia realmente fare, perché. Emma, compleanno, Paolo, non lo so perché. Perché mi è collegato con Facebook. Ad esempio, oggi è il 20 e fa vedere cosa dovrei fare. Oggi c'è l'Harlem Shake in Piazza Duomo. Non lo farò mai l'Harlem Shake, che schifo. Poi c'è la fotocamera. La fotocamera è così. Così. Oppure. La giriamo e quindi vi vedete voi, quindi sia interna sia esterna. Poi ci sono Chaton, comandi vocali, Download che vi fa vedere tutto quello che avete scaricato, l'email, le funzioni vocali che potete andare così. Poi c'è la galleria. Oh my goodness! Galleria che è così e io ho le foto di normali, normalissime della camera. Normalissime. Yeah.
Tutte le mie fotine, fotuzze, fotine, fotuzze, yeah. Io non cancello le foto, quindi c'ho di tutto. Cioè, io non cancello nessuna foto perché non mi piace cancellare le foto. Mi sembra brutto a me cancellare le foto. Poi c'ho i download, che sarebbero tutte le GIF di Niall, perché raga, io sono in fissa con le GIF di Niall. Instagram, tutte le immagini che pubblico su Instagram. Poi c'ho gli screenshot. Tutti, cioè, tutti gli screenshot. Poi c'ho Aviary. E questa qui è la bellissima foto con mio padre. Ah. Poi cosa c'ho? C'ho Fix Camera. Tu tantissime foto su Fix Camera, raga, non potete capire. Ho tantissime foto. Il mio Paolino c'era. E poi c'ho sta cosa di Snake perché avrò fatto lo screen. Poi c'ho le immagini di WhatsApp e Bluetooth, semplicissimo. Bluetooth. Ok. Poi cosa ho? Adesso andiamo un po' veloci perché sennò non ci sbrighiamo più. Poi c'è Google, i giochi, beh, poi li vedete voi. Queste qua sono tutte applicazioni che ci sono di già. Poi qua ci sono. Aspettate che almeno ho capito. No, no, che cavolo! Ma qualcuno te l'ha mai chiesto? Bianca come il latte, rossa come il sangue. Poi qua c'è. C'è internet, il lettore musicale, che io lo faccio così. Beh, sì, Red perché stavo ascoltando Red. Io faccio così col lettore musicale. Scarico le canzoni, poi le metto nella playlist. Vedete, questa è la playlist già. E qua sono tutte le canzoni che ascolto. Yeah, yeah. In quest'ultimo periodo sono fissata con queste ultime tre. Ready or Not, Rule the World, Stay Out. Poi va a vedere cosa c'ho già lista nel telefono. Messenger, mini diario, music app, navigatore, orologio, ebooks che vi dà l'anteprima, dei libri, vi fa leggere le prime pagine, Play Music non idea, Play Store dove comprate le applicazioni, promemoria dove scrivete i promemoria, la radio, il Reader's Hub che non lo so, il registratore, la ricerca vocale e ancora la rubrica. Poi qua incominciano ad esserci le mie applicazioni perché c'è Samsung Apps, io non le compro mai qua. Telefono, i video, My Wind, anche se io non c'ho Wind, non lo so. Questa è l'applicazione che mi chiedete in molti, da dove scarichi la musica? Questa è l'applicazione che io ho per scaricare la musica e si chiama, ha deciso che, di essere timida, Simple MP3 Downloader, questa qui. Invece questa qui serve per riconoscere la musica. Metti una musica, metti una canzone, schiacci qua, questa l'ascolta e te la riconosce, sempre se è riconoscibile. Poi la guida TV, il dizionario italiano-inglese, inglese-italiano, i due Temple Runner, Fruit Ninja, il dizionario inglese in cui cerchi solo il significato di una parola inglese, parole crociate, Tetris, che io amo Tetris, Tic-Tac-Toe, che sarebbe questo qui. Questo qui, no? Cioè, sappiamo tutti cos'è. Abbiamo capito cos'è. Poi, Go Go Goat, che c'è in pratica questa bellissima Goat, capra, non lo so, che devi farla salire, mentre va devi farla salire su sti cosi e mandarla in alto, come se non ci fosse un domani, insomma. Poi c'ho Flash Player per vedere le Twitcam, e perché questo ti fa vedere, in pratica è quello che vi fa vedere i video su internet e questo te lo fai vedere sul telefono. Questo è un semplice Pinge Ponge. Io amo il Pinge Ponge, io ero fissata a giocare al Pinge Ponge alle Olimpiadi, cioè quando c'erano le Olimpiadi io mi pigliavo bene nel giocare a Pinge Ponge. Adesso non mi basta, ho cambiato, non la cago più di tanto. Poi Scopa, perché amo Scopa, cioè ho passato un periodo in cui giocavo solo a Scopa. Poi qua ci sono tutti i miei social network, Twitter Jelly Red, Facebook che c'è il gruppo, Ask perché io rispondo spesso Ask sul telefono. YouTube, poi
Poi c'è Instagram, ho fatto Instagram perché me l'avete chiesto in tante e poi adesso alla fine credevo che fosse un sito di merda, ma mi è piaciuto tanto. Fix Camera per fare le foto e modificarle dopo che l'hai fatta. Invece Aviary, tu fai, prendi una foto dal che hai già scattato e la modifichi. WhatsApp, il mio calendario è bellissima perché ti fa vedere fra quanti giorni arrivano le vostre cose. Voi adesso sapete che fra 23 giorni mi arrivano le mie cose. Timetable, che è quella che c'è, come si dice, l'orario scolastico. L'orario scolastico, anche se novembre comunque sono tutti, cioè il mio orario scolastico, quindi lo tengo a novembre, chi se ne frega. Poi c'è la batteria, perché prima ancora di avere questa cosa qui, che fortunatamente mi hanno messo qui. E devo ringraziare quella persona per averlo fatto perché è stata veramente utile. Quindi, se stai guardando questo video, grazie. Perché sennò dovevo andare qua a vedere la mia batteria ed era un po' abbastanza scomodo. E lo specchio, anche se non ve lo consiglio, perché si vede male fondamentalmente. Harry Styles si vede male, non, cioè è bruttissimo, non si vede bene. Quindi, fate prima, vedete. Non è un granché, non lo so, però lo tengo perché boh, mi piace l'immagine. L'app ufficiale di Taylor Swift, l'app ufficiale, no, un'app Taylor Swift semplicemente, un'app non ufficiale di One Direction che si chiama One Direction World, semplicemente. Poi un'app di Niall, un'app di Harry, il Facebook, in pratica tu fai una foto, adesso prendiamo la Deborah ad esempio. La Deborah la ingrossa ed è così, oddio. Poi qua ho fatto altre persone, vedete? Mi sono fatta pure io, aspettate. Cioè, io sono così. Oddio, la Valentina, no! Io sono così, sono bellissima, lo so, sono bellissima. Poi il Funny Muff, tu lo metti davanti alla bocca, in teoria, dove, così, pa, 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 e quello lì si muove. Poi, oddio mio, sto parlando come se non ci fosse un domani. Poi Snake, un normalissimo Snake, la torcia, Tumblr, l'app del giorno, che in pratica ogni giorno questa applicazione prende una app a pagamento e la rende gratuita. E poi qua vedete quanto avete risparmiato. Io ho risparmiato 6,80 euro. E appunto da qui arrivano tutte le cose che ho preso grazie a quell'applicazione. Cioè, Puzzle che vi fa fare i puzzle, che però fa schifo. Quindi queste sono a pagamento adesso, che fa schifo. Tutte quelle che ho fatto vedere sono gratis. Queste qui tre sono a pagamento perché ve lo fa così. E voi non sapete qual è la. E poi si possono girare sti cose, qui, cioè girare proprio così a 90 gradi. Voi non capite realmente, quindi fa schifo. Poi c'è questo qua che è Forza 4, questo qui. E poi alla fine c'è questo coso qui, Fix Guru, questo qui per non sprecare tempo. No, per non sprecare tempo, per modificare i video. Allora, spero che questo video di 3 anni, 8 mesi, 2 giorni vi sia piaciuto. Se avete qualche richiesto, qualche informazione in più, ditemelo. E al prossimo video, ciao!